Conferenze e presentazioni di libri all'insegna dell'amore per la natura sono il trait d'union del ciclo di incontri Ci troviamo in biblioteca? L'appuntamento si tiene nei locali della Regione, via Confienza 14 a Torino, tutti i giorni alle 17, esclusi venerdì, sabato e domenica, fino al 31 maggio. Primo appuntamento con Barbara Ronchi della Rocca, che ha presentato il suo libro Il Galateo dei Fiori. Per cominciare un ciclo di conferenze non c'è niente di meglio secondo me che parlare di fiori. Perché? Perché i fiori portano bene, i fiori sono magia da sempre, i fiori hanno accompagnato la vita dell'uomo fin dai tempi più antichi. Pensate che il primo mazzo di fiori su una tomba è di 30.000 anni fa, è stato trovato fossile ormai sulla tomba di una giovane donna. Ma anche in momenti più allegri i fiori non ci hanno mai fatto mancare il loro supporto, matrimoni, nascite, e non è solo la bellezza, c'è tutto quello che c'è dietro, hanno appunto la loro caducità, la loro fragilità che in un certo senso ci riporta al senso della natura. Di fiori si può parlare in mille modi, io ho cercato di alternare un po' di storia, un po' di gossip, un po' di curiosità, un po' di consigli, perché in fondo anche regalando fiori si può sbagliare. Regalare un'orchidea a una suora, per esempio, non è una bella scelta, perché l'orchidea è il fiore del sesso ed è pesantemente legata a questo. Quindi diciamo che si può scegliere un fiore più adatto. Poi mi è piaciuto ricostruire il Galateo dei fiori del 1800, quando con i mazzi di fiori ci si scambiavano lettere d'amore appassionate, ci si davano appuntamenti anche segreti e si poteva persino litigare. Le nostre soavi bisnonne, invece di dirsi delle brutte cose, si mandavano per esempio un mazzo di ciclamini, che vuol dire bugiarda, e l'altra poteva rispondere con un mazzo di hibiscus, che voleva dire bellezza che svanisce presto. Quindi si insultavano con i fiori. Poi ci sono i fiori assassini, perché molti fiori sono velenosi. Ci sono i fiori invece che ci parlano di Dio, questo già fin dall'antichità greca e romana, ma poi ancora proprio nella cultura del nostro occidente. Pensiamo a quante volte il fiore ha parlato, non so, il bambino Gesù con la viola, che ci parla di modestia, la Madonna con la rosa mistica appunto, il garofano rosso della passione e via dicendo. Quindi ci hanno accompagnati per almeno 3.000 anni di storia, sempre dandoci qualche cosa di più oltre alla bellezza e al profumo. Adesso poi vanno anche molto di moda i fiori da mangiare, che è tutto un altro capitolo, però fa parte di questo nostro volerci anche appropriare della loro bellezza. Anche qui le cose più moderne tornano all'antico. Pensate che le concubine degli imperatori cinesi mangiavano tutti i giorni un petalo di fiore, e in questo modo si mantenevano, dicevano loro, l'incarnato perfetto. Insomma, i fiori non cessano mai di stupirci.